Presidente Toma, nuovo incontro della conferenza Stato-Regioni per parlare di come contenere la pandemia, nuove restrizioni. Lei che cosa ha chiesto in particolare? Allora, insieme agli altri presidenti noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione su una serie di punti, in particolare sull'alleggerimento dei trasporti. Sa benissimo che in certe ore, le ore dell'ingresso a scuola e le ore dell'uscita da scuola, c'è un sovraffollamento dei trasporti, determinato dagli studenti che viaggiano e dai pendolari, dai lavoratori che viaggiano. Considerando che intensificheremo lo smart working, quindi lasceremo buona parte dei lavoratori della pubblica amministrazione a casa, deve fare la propria parte anche la scuola. Abbiamo chiesto quindi di rafforzare la cosiddetta DAD, cioè la didattica a distanza. Io ho avvisato, ho detto alla ministra Azzolina che comunque avrei preso decisioni in relazione alla situazione molisana. Indipendentemente da ciò che verrà inserito nel DPCM, perché ogni regione, ogni presidente conosce la situazione del proprio territorio e adatterà quelle norme alla situazione territoriale. Presidente, didattica a distanza, secondo lei solo per le superiori? Si parlava in particolare del triennio, oppure lei vorrà prevederla anche per le altre scuole? No, la didattica a distanza funziona bene senza impegnare troppo le famiglie. Per gli studenti del triennio delle scuole superiori, i bambini devono fare didattica in presenza, ma tenga presente che gli scuolabus si muovono in ambiti molto ristretti, per cui non creano in genere ingorghi. Per concludere, Presidente, il Molise era pronto, lei lo ha ribadito a più riprese, a questa seconda ondata. La gestione della pandemia adesso come sta andando? Cartina geografica della pandemia diversa da 7-8 mesi fa. Prima avevamo casi, picchi di casi in pochi comuni, per cui aveva un senso fare addirittura le zone rosse per far sì che non si infettassero i territori fuori dai quei comuni. Oggi invece la pandemia è più diffusa, il virus circola in strada e negli assembramenti, anche nella movida, e ci diceva ieri alcuni che il 78%, questi sono i dati nazionali, dei contagi avvengono in casa. Questo significa che dobbiamo responsabilizzare maggiormente la popolazione. Mascherina assolutamente da tenerla come dotazione personale e da indossarla in tutti quei casi richiesti dalle norme. Lavarsi spesso le mani e mi raccomando, il distanziamento sociale, non stare mai a meno di 1 metro. Io direi utilizzare queste norme anche con i congiunti, che non guasta. Un'ultimissima cosa, Presidente, lei è riuscito ad ottenere che l'ASREM, quindi la Regione, fossero i soggetti attuatori del centro Covid, ma ce la faremo davvero entro 3-4 mesi? Io ho esaminato il cronoprogramma. Il cronoprogramma prevede che i lavori vengano terminati entro 4 mesi. Tutte le operazioni prodromiche alla gara di appalto sono iniziate, così risulta, e il fatto che sia stata nominata l'ASREM come soggetto attuatore dovrebbe accelerare notevolmente tutte le procedure.